bloccare la parte logico-razionale. Quando la sfera logica viene bloccata, emerge la parte inconscia, e per la parte inconscia, la parte emotiva, tutto è possibile. Mentre per la parte logica, 2 più 2 fa sempre solo 4, e tutto quello che gli viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo prende, lo butta nel cestino. Per la parte emotiva, 2 più 2 può fare anche 4. Ma 2 più 2 potrebbe essere un rituale per togliere il malocchio, 2 più 2 potrebbe fare 5, potrebbe fare 10, insomma, salutiamo anche Victoria. E quindi questo è un qualcosa che dobbiamo prendere in considerazione, no? E allora cerchiamo di capire quindi come agiscono queste frasi confuse. I campanelli d'allarme, che cosa sono intanto in amore? I campanelli d'allarme sono dei segnali di allerta che possono indicare problemi o preoccupazioni, diciamo, in una relazione sentimentale affettiva. Questi campanelli d'allarme sicuramente possono variare da persona a persona, ma ci sono alcune situazioni comuni che potrebbero indicare dei problemi potenziali che vengono manifestati attraverso delle frasi confuse. Quali sono i problemi potenziali in amore? Beh, uno è sicuramente la mancanza di comunicazione. Se c'è una mancanza di comunicazione, comunicazione sincera ovviamente, ma ci sono menzogne, bugie, allora questo fa sì che una relazione inizi a diventare una relazione sempre più tossica. E salutiamo anche la nostra Green Apple from London. Ai, green. Potremmo dire Green Malgatosa Apple, il nuovo Green Malgatosa Apple. E allora, quindi, la mancanza di comunicazione è una frase confusa. L'acronimo IRA proviene da VIN. Dov'è VIN? Non lo so. VIN, se ci sei, batti un colpo. Se ci sei, manifestati. E allora, questo è un punto fondamentale. Quindi c'è la mancanza di comunicazione e sicuramente in amore un campanello d'allarme, ma anche la mancanza di fiducia. La mancanza di fiducia è un elemento chiave in una relazione. Se tu inizi a sospettare, inizi a essere geloso o gelosa, inizi a sentire che la fiducia reciproca in qualche modo si sta erodendo, questo è sicuramente un campanello d'allarme, perché la mancanza di fiducia sviluppa, è terreno fertile, diciamo, è humus per la gelosia, e la gelosia è un veleno mentale che porta assolutamente conflitti. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale da tenere presente. Facciamo attenzione che un campanello d'allarme è vero e proprio. Quindi uno è la mancanza di comunicazione, due è la mancanza di fiducia. Ma poi vedremo le frasi confuse. Un terzo campanello d'allarme in generale è il cambiamento di interesse o di impegno. Cioè, se tu noti che questa persona ha un calo di interesse nei tuoi confronti o della relazione o un calo, diciamo, di alimentazione delle relazioni, le relazioni funzionano se vengono in qualche modo coltivate, in qualche modo alimentate, e quindi noti una diminuzione della partecipazione emotiva o anche un cambiamento delle priorità, no? Quindi anche questo è un segnale che devi prendere in considerazione, perché diciamo perché ti dà un colpo molto forte, insomma, dà un colpo molto forte alla relazione, assesta un colpo mortale a qualunque relazione. Ma poi altri campanelli d'allarme sono l'aumento dei conflitti, delle negatività. Se i conflitti diventano frequenti, se c'è una crescente negatività, squalifica, è un campanello d'allarme. Una relazione che funziona, diciamo, richiede comunque una risoluzione dei conflitti, un rispetto reciproco. E quindi quando mancano questi, ovviamente è molto probabile che questa relazione non funzionerà.
E poi anche il supporto emotivo, la mancanza di supporto emotivo, la mancanza di sostegno emotivo. Le relazioni che funzionano ovviamente hanno necessità di come dire, una complicità reciproca. Se non c'è complicità, è ovvio che diciamo, le cose non vanno, le cose non funzionano. E che cosa sono però le frasi confuse? Beh, dicevo, le frasi confuse sono delle frasi che spesso utilizzano gli uomini, ma anche le donne, per confondere l'interlocutore, fargli credere, diciamo, che siano lanterne quando in realtà sono soltanto lucciole, fargli credere che sia seta quando in realtà è soltanto lana. Io sto facendo eutanasia, dice Robby, è una strepitosa relazione che sta nascendo, non sono compatibili con la vita di coppia. Beh, sì, se una persona non si sente compatibile, potrebbe usare delle frasi confuse, ad esempio, per vedere se l'altra persona accetta. Ad esempio, uno potrebbe dire la frase, non sono sicuro di cosa voglio in questo momento. Ma mi piacerebbe continuare a frequentarti, per dire, no? Questa è una frase confusa. Oppure mi sento confuso riguardo al concetto di impegno, al concetto di relazione, ma mi interessa ancora vederti o frequentarti. Uno può buttare lì una frase di questo genere e questo, non ti innamorare di me, non è una frase confusa, ma è un comando ipnotico, no? Teniamo presente che ogni volta che noi vogliamo utilizzare un comando ipnotico, è ovvio che se ecco, il problema dell'innamoramento qual è? Il problema dell'innamoramento è che se una persona poi si innamora di te, come dire, tu poi devi dare un servizio, perché se non dai un servizio vengono fuori problemi, no? E questo è un punto fondamentale. Il non innamorarti di me non è soltanto psicologia inversa. Perché la psicologia inversa sarebbe vai dalla tua ex, trova una persona diversa da me, ma il non ti innamorare di me è una frase ipnotica che come se dicessi non pensare al cavallo bianco, non pensare al gatto che insegue il topo. Tu penserai al gatto che insegue il topo, perché la nostra parte logica riconosce il non, ma la nostra parte emotiva, che è quella che poi sovrintende all'innamoramento o alle immagini della mente, non lo conosce. E quindi questo è un qualcosa. Quindi bisogna tenere presente, no? Quindi invece una frase confusa è: mi sento confuso riguardo all'avere una relazione con te, ma mi interessa ancora frequentarti. Oppure ho paura di ferirti, quindi cerco di tenere le cose leggere, senza impegno. Magari una persona l'accetta. Ovviamente, detto in questo modo, la frase è confusa perché? Perché utilizzi quello che ho spiegato, no? Per chi frequenta il mio corso, sicuramente Crazy l'ha sentito, perché frequenta il mio corso sul canale Massimo Taramasco. Quando parlavo di diciamo, mentalismo, ho utilizzato la frase Rainbow Reuse. Rainbow, che la nostra Green Apple, che è inglese, dovrebbe confermarci che vuol dire arcobaleno, Rainbow Reuse, non so, tipo di arcobaleno, non so. Rainbow Reuse, scritto ruse, Rainbow Reuse. Vediamo se ci dà la traduzione di reuse, che adesso in questo momento non mi sovviene, Rainbow Reuse. E comunque sono delle frasi in cui dico una cosa e l'inverso di quella cosa. Ad esempio, potrei dire una frase del tipo: ma secondo me tu sei una persona sicura, ma sicuramente avrai avuto i tuoi momenti di insicurezza. No, scritto Ruse, Rhus, è scritto Ruse, Rainbow Ruse. Quindi questo, ad esempio, uno può utilizzare questa frase, questo Rainbow Ruse vuol dire prendo una frase e dico una frase è il suo inverso.
Tu ti senti una persona, sicuramente ti senti bella, ma avrai avuto dei momenti in cui ti sei sentita un cesso, per dire, no? Usa una frase al suo opposto. E questo si può utilizzare anche nel generare confusione, ad esempio. Perché io potrei dire, non sono sicuro di volermi impegnare con te, ma certamente mi piace passare del tempo con te. Oppure non sono sicuro di volermi impegnare con te, ma sei una persona che merita davvero il mio impegno. Quindi va a generare confusione, no? E la persona comunque tenderà ad accettare. Sono frasi subdole queste utilizzate nella seduzione perché tu in realtà non gli stai dicendo nulla, no? E quindi generi confusione. Ovviamente sono anche frasi seduttive perché l'obiettivo diciamo, tra virgolette, nella seduzione è quello di generare un po' di confusione, no? Di mandare un po' in tilt la nostra parte logica, la parte emotiva. Quindi Green Apple non conosce Reuse, ci conferma la nostra Green Malgatosa Apple. Ah, Reuse, azione, stratagemma. Ecco, quindi la stratagemma. Stratagemma dell'arcobalena, quindi Rainbow Reuse è lo stratagemma dell'arcobaleno, quindi che viene tipicamente usato nel mentalismo, nella lettura del pensiero. Rainbow Reuse, stratagemma. Quindi abbiamo quindi uno stratagemma dell'arcobaleno, che poi non so perché l'arcobaleno perché l'arcobaleno comprende tutti i colori, quindi alla fine vai a comprendere tutto. E quindi questo è un qualcosa che si può utilizzare, però se una persona lo utilizza con te è un campanello d'allarme, quindi voi potete utilizzarlo nella seduzione quando volete. Fate attenzione quando viene utilizzato invece tra virgolette contro di voi o qualcun altro le usa con voi perché rappresenterebbe comunque un campanello d'allarme, no? Come dire, oppure uno potrebbe dirti mi piace l'idea di noi due insieme, ma ho paura di fare promesse che non potrei mantenere, che forse non potrei mantenere. Questa è un'altra frase che genera confusione, no? E fa un po' parte del Rainbow Reuse. Mi piace l'idea di noi due insieme, ma ho paura di fare promesse che forse non potrei mantenere. Sono tutte frasi che voi potete tranquillamente utilizzare, ma fate attenzione che se le utilizzano su di voi vi vincolano. Ho una tipa che mi scrive tonnellate di messaggi e non li leggo. Se li leggo aumenta, se la blocco fa cazzate più grosse. Ora lascio scrivere, si fa domande e si dà risposta. Beh, sì, ecco, io direi che questo, una persona che ti scrive tonnellate di messaggi è un altro campanello d'allarme, perché sicuramente ci sono persone che sono possessive. Se una persona ti scrive tonnellate di messaggi che tu non leggi e se li leggi aumenta a scriverti tonnellate di messaggi, se la blocco fa più cazzate più grosse, non so che cazzate possa fare. Però fai attenzione, caro Roby, perché questa potrebbe essere cioè, un problema, insomma, dobbiamo cercare di levarci dai coglioni tutte le persone ossessive, come minimo una persona possessiva e ossessiva, magari anche compulsiva, perché è ovviamente che non sa gestire, no? Quindi noi tutto sommato dobbiamo frequentare persone che possono essere persone che vogliono viversi una situazione gioiosa, qualunque essa sia. Ma vivere una situazione con gioia, persone fuori di testa, diciamo, persone che hanno delle teste, ossessive, è meglio lasciare perdere. Meglio lasciare perdere perché porteranno soltanto, come dire, soltanto problemi fondamentalmente. Cioè, avere che fare, io questo credo che sia un campanello d'allarme. Cogliendo dalla frase che ha detto Robby, un campanello d'allarme molto forte. Quando una persona si presenta instabile, no? Magari, che ne so,
che ti accusa di nulla. Ah, tu hai detto questo, tu menti, tu fai questo, tu fai quello, che ti accusano, che no, levatevi dai coglioni, perché sono persone pesantissime. Poi cercano di farti vivere anche, come possiamo dire, emotivamente delle situazioni di sofferenza. Questo è un altro grande problema. È un altro grande problema perché questa tipologia di persone, come dire, diventerà poi veramente, ti entrerà nella testa, cioè ti stalkerizzerà, meglio lasciarle da parte. Altre frasi che si possono utilizzare o che si possono ricevere sono ancora in fase, magari uno ha 65 anni e dice: sono ancora in fase di scoperta di me stesso, quindi mi è difficile impegnarmi in una relazione stabile. Se uno ti dice così, che ha 15 anni o 16 anni va bene, ma se uno te lo dice che ne ha 55 o 65, sono ancora in fase di scoperta di me stesso, lascialo che si scopra. E quindi questo è un altro punto fondamentale, no? Mi piace stare con te, altra frase Rainbow Ruse, mi piace stare con te, ma voglio stare ma anche stare da solo. Mi piace stare con te, ma vorrei anche stare da solo, per dire, dici tutto il contrario di tutto, no? Quindi alla fine. E quindi queste strategie sono, diciamo, sono strategie se voi le utilizzate, perché comunque fanno parte anche un po' della comunicazione ipnotica, del mental model, eccetera, ma se qualcuno le utilizza nei vostri confronti, sappiate che sono campanelli d'allarme da prendere in considerazione, campanelli d'allarme da cui dovete prestare molta attenzione. Oppure frasi del tipo: mi piaci, ma mi sento più a mio agio single. Frasi anche che generano confusione. Oppure quelli che vi raccontano esperienze passate: ho avuto esperienze passate traumatiche che mi hanno reso cauto nel mettermi in una relazione seria. Quelli che vi raccontano: eh no, sono stato ferito in passato, quindi preferisco evitare l'impegno. Mi piace la nostra relazione così com'è, senza cambiamenti o senza etichette, eccetera, eccetera. Oppure, insomma, ho paura di perdere la mente. Sono tutte cose legittime, però fate attenzione, insomma, potete utilizzarle. Oh, salutiamo anche Vale, ma fate molta attenzione perché se qualcuno ve le dice, rappresentano veramente dei campanelli d'allarme a cui prestare molta attenzione, a cui davvero prestare molta attenzione. E altre frasi che possono essere dette sono, diciamo, invece delle frasi che utilizzano la comunicazione ipnotica sviluppata da Milton Erickson, che è un famoso ipnotista del secolo scorso, che può essere utile per creare frasi ambigue in amore, ad esempio, che possono stimolare l'immaginazione o la curiosità del destinatario. Queste possono essere anche molto utili nella seduzione, no? Però sono frasi che non vogliono dire niente, quindi se uno le utilizza su di voi, fate attenzione. Ad esempio, se una persona ti dice: immagina, che ne so, un legame profondo tra noi che cresce naturalmente, senza sforzo, come una pianta che si sviluppa al calore del sole. Beh, è una frase ipnotica, seduttiva, a cui prestare attenzione. Oppure, forse potresti scoprire nuove dimensioni di te stessa attraverso la relazione con me. Le parole possono limitare le emozioni. Quindi guardiamoci negli occhi e liberiamo le nostre energie. Io sto inventando un po'. In un abbraccio le nostre anime si intrecciano in un'unione profonda e misteriosa. Tutte frasi che in realtà non vogliono dire niente. Non vado a letto con nessuno se non sono coinvolto emotivamente. Questo può andare. Ma sono tutte frasi che
che diciamo che in qualche modo comunque vanno a generare sempre un po' di confusione, anche sono molto attrattive. Quindi, ricapitolando, questa tipologia di frasi potete utilizzarla perché è molto utile nella comunicazione verso gli altri, ma se qualcuno le utilizza con te, fai attenzione perché potrebbero essere dei forti campanelli di allarme che probabilmente la persona con la quale hai a che fare, non dico che è manipolativa, ma comunque ti vuole intortare.